Questa mattina, presso i bagni nella zona di Ponte Sasso, più precisamente nella spiaggia libera di fianco ai bagni Alda, un blitz dei vigili urbani ha sequestrato buste contenenti merci e vestiti ad alcuni venditori ambulanti che si aggiravano lungo la costa. La legge è dura nei confronti degli acquisti in spiaggia e le multe salate vengono fatte non solo a chi vende, ma anche a chi compra merci contraffatte, soprattutto se sussiste il reato di ricettazione, ovvero se le cose vendute sono state prima rubate e poi comprate da chi ha la consapevolezza di quanto accaduto. E erano diversi anni che non si vedevano i vigili che passavano e oggi hanno riniziato stranamente perché non sapevamo niente e nulla. Vedevamo che correvano tutti quanti, non capivo cosa fosse successo e c'era sto ride, ecco. E capita, ogni tanto, sono abusivi, logicamente per chi paga e ha negozi deve pagare tutto quanto, affitto, tasse, quello che è. Da una parte è giusto, da una parte ti dispiace perché vedi che fanno queste cose per mangiare, però da una parte mangiano anche chi ha, deve mangiare anche chi ha negozio e paga ed è regolare. Scusi, questa mattina c'è stato un raid da parte della polizia locale che ha sequestrato la merce agli extracomunitari che stavano vendendo. Lei cosa ne pensa? Hanno fatto benissimo perché non si vive qui, ogni momento si fermano, ti offrono di comprare e quindi è una rottura di scatole, non è più riposo questo, è un continuo dire no grazie quando siamo troppo gentili, ecco. Si stanno mettendo in difficoltà gli esercenti onesti. Quindi lei è d'accordo con il gesto della polizia? Devono pagare le tasse come le pagano tutti noi, i cittadini italiani. Sono d'accordo perché come noi paghiamo le tasse, comunque paghiamo, facciamo tutto legalmente, anche loro è giusto che devono fare così. Non ho un'opinione particolare, non lo so. Cioè, d'accordo con questo gesto? Pensa che invece devono essere lasciati liberi di poter vendere? Se sono d'accordo, guarda. Sono d'accordo, sì. Perché tanto non sono legale, dai. Tutto qua, sì. Cosa ne pensa del blitz che c'è stato stamattina, che la polizia locale ha sequestrato la merce agli extracomunitari che la stavano vendendo? Sei d'accordo con questo gesto o no? Sì. Come mai? Quali? Anche perché dopo i commercianti nostri cos'è che fanno? Cioè tutta roba che non so, tutta roba copiata che non va bene, insomma.